Siamo dati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Santa Chiesa celebra la memoria di un grande vescovo e dottore della Chiesa, che è Sant'Atanasio di Alessandria. Fu protagonista del primo grande concilio ecumenico, il concilio di Nicea, da cui deriva la gran parte del credo che noi recitiamo la domenica durante la Santa Messa, che fu poi completato qualche lustro dopo nel secondo grande concilio ecumenico, che fu quello di Costantinopoli, e che fu scritto per contrastare, dopo averne condannato la dottrina, l'opera di un sacerdote di Alessandria, della stessa diocesi dove ai tempi del concilio Sant'Atanasio era il diacono del vescovo Alessandro e di cui 3 anni dopo il concilio di Nicea, cioè nel 328, divenne lui stesso vescovo proprio della sua città di origine, di Alessandria. E questo prete, purtroppo, diceva che il Verbo non era Dio come il Padre, ma era una sorta di supercreatura, una sorta di quello che Platone chiamava il demiurgo, una creatura intermedia tra l'uomo e Dio, ma non era propriamente Dio come il Padre. Quindi, secondo Ario, il termine Dio si addice soltanto al Padre, il Figlio è una sorta di un Dio minore e poi c'è la creazione. Nonostante la condanna del Concilio di Nicea a questa dottrina, andò dietro tantissima parte della loro Chiesa Cattolica, incredibile, con tanto di una condanna dottrinale esplicita di un concilio, e Sant'Atanasio, nei 46 anni in cui fu vescovo, dovette subire tantissime sofferenze, persecuzioni, 20 anni di esilio, proprio per questa sua assolutamente integerrima difesa della vera divinità di Cristo, che lui stesso, insomma, anche al concilio di Alessandria, al concilio di Nicea, era stato uno dei assoluti, come dire, antesignani e corifei della divinità di Cristo. Quindi una grandissima testimonianza di fede e di fedeltà anche alla Chiesa, perché l'opera di Sant'Atanasio fu svolta in forza e con l'autorità di quanto stabilito dogmaticamente da un concilio della Chiesa stessa. Ecco, quindi un grandissimo esempio per tutti, ecco, e di come quando c'è di mezzo la fede divina e cattolica, nessuna sofferenza è mai abbastanza quando la si vive sempre ovviamente in comunione con la Chiesa per poterla diffondere e difendere come dovere di tutti noi. Noi ricordiamo sempre questo binomio: difendere e diffondere la fede per quanto sta in noi, evidentemente. Di fede ci parla anche Gesù nel Vangelo di oggi, dove abbiamo ascoltato il termine del discorso della sinagoga di Cafarnao sul pane della vita, sul pane vivo disceso dal cielo. Il discorso in cui Gesù dice chiaramente: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. E appunto gli rispondono: Signore mio, abbiamo detto, dice, ma questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Dobbiamo mangiare la tua carne e bere il tuo sangue? Voi capite, no? Ci sono delle applicazioni, insomma, cioè, capite cosa significa chi ascoltava queste cose prenderla alla lettera? Dice che dobbiamo mangiare la tua carne e bere il tuo sangue. Se uno ascolta queste parole e non intende il senso spirituale, anche l'Eucaristia, che noi, dove si compie quello che Gesù ha detto di fare, di mangiare la sua carne e bere il suo sangue, non è un fenomeno fisico, è un fenomeno spirituale, nel senso che Gesù è realmente presente dietro le specie del pane e del vino, per carità, a proposito di fede divina e cattolica, ma non si tratta di un cibo e di una bevanda naturali, sono un cibo e una bevanda spirituali, cioè attraverso questa presenza vera e sacramentale. Ciò che Gesù però va a nutrire non è il nostro corpo come il cibo e la bevanda materiali, ma è la nostra anima. Ecco perché voi sapete che un tempo, e qui dovremmo tutti quanti pensare, stare sempre a ripensare a tutti i livelli, anche a livelli, come dire, ufficiali, di chi nella Chiesa deve prendere tante decisioni. Pensiamo nella tradizione, l'Eucaristia, come anche i gesti esterni significavano questa distinzione, no? Per esempio, prendere Gesù
non con le mani ma in bocca, questo sono usciti insomma studi di insigni autori, era un modo appunto per distinguerlo, perché lo prendo direttamente in bocca, perché questo non è come il cibo che prendo a tavola che mi nutro da solo, ma mi viene dato appunto perché è un cibo celeste, no? I nostri nonni, forse anche i nostri genitori, i miei sicuramente sì, hanno imparato a catechismo che l'ostia non si masticava, si lasciava lentamente sciogliere in bocca, no? Perché? Per lo stesso motivo, cioè io mastico e mando col cibo materiale, perché la prima digestione, si dice, comincia in bocca, no? E poi si completa nel... Ma l'Eucaristia non è da digerire, perché non è che io assimilo l'Eucaristia, no? Diceva Sant'Agostino, è l'Eucaristia che assimila me. Quindi è un cibo spirituale. È chiaro che per intendere in modo spirituale le parole di Gesù ci voleva già una fede mossa dallo Spirito Santo, quindi un cuore aperto in cui agisse la grazia. Ecco perché Gesù dice: nessuno può venire a me se non l'attira il Padre mio, ma nessuno può essere attirato dal Padre se noi induriamo il cuore dinanzi a tante cose, no? Ecco, dinanzi a tante grazie che il Signore ci fa e che per essere accolte, per arrivare a noi, devono avere un cuore non chiuso. Quindi Gesù non ha paura di dire la verità, anche quando, ecco, anche quando si tratta di una verità che potrebbe metterlo in difficoltà, e di fatto successe. Molti si tirarono indietro e non andavano con lui. Gesù esclamò, dice: volete andare anche voi ai 12? Se pensate che sia cosa buona, andate pure, insomma, no? E lì c'è la grande risposta di Simon Pietro: tu hai parole di vita eterna, che nella sua risposta c'è la nostra risposta. Bene, continuiamo in questo tempo ancora a raffinare la nostra fame e sete di Gesù Eucaristia, sapendo che in questo tempo lui non manca misteriosamente di farci percepire e di farci pervenire gli effetti di questo cibo e di questa bevanda spirituale, e non manchiamo mai di offrirgli in questo tempo nel nostro cuore tutte le nostre aspirazioni, tutti i nostri anneli, tutti i nostri santi propositi, ecco, delle feste che gli faremo nel cuore quando sarà possibile tornare a ricevere questo pane vivo disceso dal cielo. E continuiamo a vivere santamente, ecco, il mese di maggio affidato alla Madonna, in cui, come stiamo già facendo, preghiamo anche il Signore che presto metta le mani in questa situazione e illumini coloro che hanno il compito di aiutarci ad uscire fuori, ecco, nella maniera migliore possibile da questo tempo di prova e tribolazione. Siano lodati Gesù e Maria.